La violenza sulle donne è anche e soprattutto un problema degli uomini. Nell'anno della pandemia, ogni 3 giorni una donna è stata uccisa perché è donna. La convivenza forzata ha prodotto un enorme aumento della violenza sulle donne tra le mura domestiche. Solo a dicembre, su 101.000 lavoratori in meno, 99.000 sono state donne. Una vera e propria emergenza sociale che ha fatto pagare alle donne il prezzo più alto e continuerà a farlo pagare a loro se noi interverremo con forza. Perché continuiamo a vivere in una società fortemente patriarcale e maschilista, che non rispetta le differenze di genere. Nonostante il grave periodo che attraversiamo in tante realtà produttive, è maturata una nuova consapevolezza, a partire da un principio di uguaglianza di accesso al mondo del lavoro. Per questo dobbiamo dare battaglia nel paese, nei luoghi di lavoro, nei territori per cambiare la cultura. Per fermare la violenza, quella fisica che sfocia nei femminicidi, ma anche e soprattutto le altre forme più subdole, meno evidenti, che esistono nella dimensione quotidiana e incatenano il potenziale delle donne. Perché un mondo in cui le donne sono libere è un mondo più libero e migliore. Perché il grado di autodeterminazione delle donne misura la qualità della nostra democrazia. Uomini, abbiamo un problema, non è uno slogan, ma la realtà. Averne preso coscienza e la contestuale mobilitazione che sta nascendo in queste ore è un importante segnale di cambiamento e di speranza, che non può e non deve essere circoscritto solo all'approssimarsi della data di ricorrenza della giornata della donna. La Camera del Lavoro di Rieti Roma Est e Valdaniene promuoverà 2 manifestazioni pubbliche a Roma e a Rieti, delle quali i principali protagonisti saranno gli uomini della Camera del Lavoro, che discuteranno e proveranno insieme a noi a ricercare le soluzioni per superare il problema e per costruire un futuro di uguaglianza e parità.